Milano Fashion Week Women's Collection Spring Summer 24, benvenuti, questa è Front Row. Il capoluogo lombardo si anima come di consueto di tanti eventi, sfilate e presentazioni in calendario e noi di Classe Editori raccontiamo quotidianamente tutto quello che succede con dirette televisive su Class TV Moda e Classy NBC e in diretta streaming su milanofinanza.it e sulla pagina LinkedIn di MF Fashion. E allora vediamo insieme tutto quello che di più bello e interessante è avvenuto in questa prima giornata. Tantissimi brand che sfilano, presentano più di 200 appuntamenti più o meno nel corso della settimana, in 6 giorni, iniziamo a essere anche molto stretti. Tanti debutti anche nei grandi brand, il nuovo designer Gucci, Tom Ford che viene a sfilare a Milano, e poi anche tanti giovani che proprio trainati da questi grandi brand possono essere qui a Milano per proporre le loro creazioni, le loro novità, per cercare di trovare un posto in questa grande community della moda. E che aspettative avete? Perché la città in realtà è già, come dire, piena, no? Di ospiti, visitatori, lo vediamo già. Sì, non dimentichiamo che tutta questa gente che arriva porta solo d'indotto per trasporti, hospitality, 80 milioni di euro solo in questa settimana, più di 200 nell'anno, nelle nostre settimane della moda. Questo perché tanta gente arriva da tutto il mondo e forse in questo momento la settimana che esprime più energia al mondo. Abbiamo un grande ritorno anche dei nostri buyer e giornalisti cinesi che per un po' di stagioni avevano dei problemi a viaggiare e quindi siamo tutti qui a guardare quello che succede, ma quello che succede è veramente una cosa bellissima. Milano Moda Donna Women's Collection Spring Summer 2024 si apre con l'inaugurazione del Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda, allestito anche per questa edizione presso Palazzo Giureconsulti, a due passi dal Duomo. L'edizione di settembre valorizza il lavoro dei creativi emergenti e pone l'attenzione sulla sperimentazione, l'innovazione, l'artigianalità, la sostenibilità e l'education. Qui trovano spazio le collezioni di giovani talenti e di designer internazionali, ma anche talk, workshop e progetti speciali, che confermano il Fashion Hub, luogo di confronto, contaminazione e nuove idee. Tra i progetti ospitati anche Designers for the Planet, protagonisti 8 brand selezionati da una giuria tecnica, che seguono nella realizzazione delle proprie collezioni principi di sostenibilità. Sustainability is not like a question. La sostenibilità non è una domanda o qualcosa specifica da fare, per noi è un modo naturale di essere. Way of being. We think of timeless collection. Creiamo collezioni senza tempo fatte di fibre naturali e con una filiera tracciabile. And we do create pieces that creiamo capi che possano durare per sempre. Sappiamo che non siamo sostenibili, bisogna parlare di regenerative design, dobbiamo regenerare, recuperare la terra, perché è quello che abbiamo già fatto ha creato tanta estrusione che bisogna proprio il sviluppo di nuovi materiali e nuove tecnologie che permettano non solo di equilibrare il danno che si fa, ma anche recuperare quello creato. Ho cercato di sperimentare usando la porcellana 2 anni e ho inventato dei tessuti usando proprio questo materiale. Sostenibilità per me significa usare materiali di scarto come l'argilla o la carta stampata. Questa collezione riguarda alcuni ricordi d'infanzia e l'estetica di una piccola cittadina in Romania piena di giardini. Abbiamo cercato di tornare con la memoria a questo contesto ogni volta che potevamo. Il nostro approccio è quello di essere sostenibili, cercando di usare tessuti che non sono stati scartati, che non vengono usati o sono avanzati dalle aziende e dare loro una nuova vita. E poi facciamo prima delle prove di assemblaggio digitali, prima di metterli insieme fisicamente.
Young & Sang è un brand basato in Italia, ma veniamo dalla Corea del Sud. Creiamo dei modelli fatti per durare. Abbiamo tre linee e siamo molto felici di essere stati selezionati per questo progetto. Ogni anno partecipiamo a progetti legati alla sostenibilità e quest'anno siamo contenti di essere legati alla Camera della Moda. Torna per la decima edizione anche il progetto Budapest Select in collaborazione con l'Hungarian Fashion and Design Agency, dedicato a brand ungheresi di talento che presentano e sfilano durante la Milano Fashion Week. Our collaboration with Camera Moda. La nostra collaborazione con Camera Moda deriva dal fatto che facciamo parte di un programma di mentoring con l'Hungarian Fashion and Design Agency. È la nostra terza stagione qui a Milano e siamo felicissimi di essere stati selezionati anche questa volta per presentare la nostra collezione durante la Milano Fashion Week e ai suoi visitatori. Al Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana è possibile ammirare anche le collezioni selezionate per i progetti Milano Fashion Week Forward, A Global Movement to Uplift Underrepresented Brand, Birmingham Collective. Un'altra stanza è poi dedicata al progetto Fantabody per DHL Express, che basa il suo processo creativo su elementi di sostenibilità e inclusività. È una collaborazione che nasce sulla base di valori che sono condivisi tra noi e Fantabody, sui quali chiaramente lavoriamo già da parecchi anni. La particolarità è che siamo riusciti a unire qui inclusione e sostenibilità ambientale. Il progetto prevede una capsule collection di tre look realizzati da Fantabody in esclusiva per ADHL. L'idea è stata quella di cercare di creare dei look urbani, no? Perché ricordano ovviamente quello che fa DHL e che cosa vive anche il corriere DHL, che poi è la strada e tutti quegli elementi che sono molto presenti anche ovviamente nel fashion. Il Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana resterà aperto al pubblico fino al 24 settembre, dalle 9.30 alle 19. Così come il serpente cambia la muta per crescere, Iceberg sceglie la sua stampa come chiave estetica della collezione, mentre lo stile utilitario celebra il suo heritage contemporaneo. Scendono in passerella capi che sono la viva e pulsante testimonianza dell'accelerazione che il designer James Long ha impresso al brand. Le silhouette si rimpiccioliscono, i costumi da bagno mostrano più pelle e i biker conferiscono un'attitudine ad alto numero di ottani. E la pelle di serpente è il simbolo di una vita in costante trasformazione. I capi sono pensati per essere indossati divertendosi e per ballare fino all'alba. Una collezione in cui le camicie nere di cotone hanno cerniere lungo le maniche, mentre i pantaloni larghi da smoking le hanno sulle gambe. Look completati con un'imbragatura da motociclista, in ecopelle, con stampa esotica tono su tono, in un gioco di volumi e contrasti. Anche i top bandeau in ecopelle con stampa esotica sono personalizzati da zip sul davanti che diventano spalline, mentre le giacche bikers, anch'esse in ecopelle stampata, sono indossate con minigonne abbinate sopra costumi da bagno, con inserti metallici con monogramma. Trench e biker jacket in ecopelle con dettagli sportivi richiamano il motivo serpente e sono indossati con minigonne e pantaloncini al ginocchio. Lo stile utilitario punta su gonne cargo a tre tasche realizzate in quattro tonalità di khaki o in cotone bianco lunghe fino al pavimento. Gile funzionali monocromatici, giacche safari, stilista ariana e tute da lavoro con zip sulle spalle e sulle gambe, che sottolineano appieno il fil rouge dell'energetica rinascita. Insomma, la rigenerazione è l'energia della collezione Iceberg primavera estate 2024, una rinascita radicale in onore del suo 50° anniversario. Sicuramente è un anno incerto, difficile da leggere, ci sono diversi problemi, diversi punti d'attenzione che non sono nelle nostre, cioè non possiamo controllare. L'imprenditore tendenzialmente si innervosisce o si preoccupa quando non riesce a prevedere, non riesce a gestire le possibili evoluzioni del mercato.
È ovvio che la tensione geopolitica che c'è oggi sul mondo, soprattutto sul mercato cinese, è un punto d'attenzione per tutti quanti. Come agirà, come si evolverà questa tensione? Come si evolverà il fatto che apparentemente abbiamo abbandonato la via della seta? Ci saranno delle conseguenze, avrà un impatto. La Cina comunque, anche se non direttamente ma indirettamente, è un mercato estremamente importante, soprattutto per la fascia alta, certo, del nostro mercato. Chi è andato in Cina? Noi abbiamo avuto la fiera, Milano Unica è stata da poco terminata a Shanghai, ha avuto l'impressione di una deoccidentalizzazione del mercato cinese. Questa è la storia vera di un film girato nel 67 da Losey, con due interpreti di eccezione che sono Elizabeth Taylor e Richard Burton, ma la cosa straordinaria è che il film è girato ad Alghero. Quindi sempre la tua Sardegna. Sì. Peraltro sul promontorio di Capocaccia viene costruita una villa incredibile, perché il set dove appunto il film viene girato. Ma la cosa più magica che succede è lo sconvolgimento di una cittadina all'arrivo di due divi così hollywoodiani. Quindi insomma mi piaceva raccontare la genesi, la storia di questo film che è molto bella, molto particolare, e immaginare cosa sarebbe successo insomma se io avessi fatto i costumi. In realtà chi li ha fatti è un genio della moda, perché nonostante appunto appaia al nome di una sartoria romana, in realtà il giovane che disegnava e portava gli abiti a Liz Taylor era Karl Lagerfeld. Quindi insomma, un nome qualsiasi. Questa è una cosa molto bella, molto simpatica. Questo è uno di tanti aneddoti che costellano veramente la realizzazione del film. Quindi come si ripercuote poi questo sulla collezione? Si ripercuote che è un omaggio a quelle che sono state e sono le signore di Hollywood. Quindi ho immaginato queste donne, questi uomini che sfilano, si muovono in questo panorama straordinario che è appunto il promontorio di Capocaccia, con le onde che si infrangono sugli scogli, perché il titolo originale del film è Boom. In realtà in italiano viene tradotto con La scogliera dei desideri, il rumore appunto delle onde mi sembra veramente un rumore molto familiare, una cosa che mi accompagna da sempre. E quindi insomma ho immaginato queste persone che potessero passeggiare sulla scogliera algherese. L'export ha continuato ovviamente a funzionare molto bene. I primi mercati di riferimento per noi sono dei mercati naturali di esportazione, che sono quelli europei sicuramente, anche quello americano, quello europeo che poi vede la Francia come primo attore, e a sua volta i marchi francesi che sono molto spesso, e anche quelli spagnoli che sono molto spesso, dei riferimenti poi per le esportazioni verso altri paesi. Uno su tutti ovviamente la Cina, e non può non preoccupare la situazione del mercato cinese. In questo momento in generale in che contesto operano oggi le aziende italiane del tessile abbigliamento? Sicuramente veniamo da una condizione particolare, non possiamo negare che dietro al successo dei grandi marchi italiani o francesi in realtà c'è un tessuto imprenditoriale che è la vera ricchezza, la profonda ricchezza del Made in Italy, una profonda ricchezza che hanno saputo sfruttare i cugini che stanno al di là delle Alpi molto di più di quanto abbiamo fatto in termini di crescita come marchi italiani. Un nido di intrecci colorati che preserva la meraviglia dei viaggi. Nel giardino medioevale di Villa Mirabello è la stagionalità del frutteto a dettare il passo alla sfilata di Daniela Gregis per la primavera-estate 2024. La collezione si chiama Nido, è un pensiero a quello che serve, all'essenziale, quindi sono vestiti che contengono quello che serve, ti permettono di... È un pensiero a tutti noi che siamo un po' senza casa e portiamo la nostra casa con noi. Da chi viaggia tutto il mondo a chi magari la casa non ce l'ha. Nello studio laboratorio del brand bergamasco, dove per ogni idea realizzata mille altre prendono forma, ritorna un concetto nel tempo esasperato, quello del multiuso, ora rinnovato per capi passepartout. Lino, l'eterno taffetà, le paglie e il cotone sempre versatile.
sabbia, blu, bianco, dai toni neutri e pacati fino a una palette multicolor di intrecci. Appare per due volte sulla passerella Prato Benedetta Barzini come una domina nel suo Hortus Conclusus, prima candida e poi in una tavolozza di colori, interpretando le due anime della collezione. Benedetta è team, oramai è parte della famiglia. È ovviamente straordinaria e rappresenta perfettamente quello che noi crediamo dell'essere donne. Zoccoli, maxi turbanti foulard da contadina e cappelli per ripararsi dal gran sole del Messidoro durante la raccolta del fieno. Linee morbide, borsette intrecciate in paglia, piccole, grandi a tracolla. Una sinfonia varia e possente di colori e di profumi. Tasche giganti in tulle in cui riporre le bacche per viaggiare leggeri, con l'indispensabile. Sicuramente oggi bisogna pensare di avere quello che serve e che ti permetta di essere idoneo, corretto, elegante, che vuol dire adatto nella situazione in cui sei e possa avere più funzioni, per cui ogni vestito aveva un po', conteneva il minimo indispensabile di quello che chiunque può avere nel suo viaggio. Una festa in campagna dove ci sono regali per tutti, mamme, parenti, amici e perfetti sconosciuti che si scambiano il ruolo in un perfetto gioco delle parti, dove epoche e spazi si mescolano diventando un ideale ovunque. Il viaggio, bosco fra i boschi e mare fra i mari, perché siamo tutti girovaghi. Dove porta il viaggio della donna Daniela Gregis? Da tutte le parti. Da tutte le parti, sì. Tra gli ospiti che sono venuti a trovarci nel nostro studio televisivo all'interno del Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana, anche i giovani brand che ci proiettano verso il futuro. L'ultima collezione qua è cercare di andare ad accettare se stessi per quello che si è. E so che è un lungo percorso, ci vuole tempo, è un alti e bassi, ma fondamentalmente è quella cosa là. Sono anche messaggi sociali in realtà, no? Quelli che quasi mangi. Sempre, sì, assolutamente. È un po' come se fosse per ogni collezione è un album ed è un album con un significato. E quindi è sempre una storia diversa, ma con un messaggio sociale spesso, sì. Andressa? Allora, il mio percorso nella moda nasce in Messico, sono messicano e sono veramente onorato di far parte del Made in Italy, quindi il mio percorso nella moda inizia un po' di tempo fa e prima del lockdown mi sono reso conto che creare vestiti ogni stagione e tenerli in archivio diventava veramente faticoso e che e anche addirittura non le potevo io indossare perché comunque erano vestiti solo da donna in un concetto di abiti, gone, rouge e tutto quanto, no? Quindi durante la pandemia mi sono reso conto che non c'era bisogno di produrre così tanto e quindi andare alla ricerca di creare vestiti che possano durare nel tempo e in più che si possano indossare in tutti i tipi di corpi. E quindi il mio approccio adesso con la moda è, diciamo, in questa scia sul genderless. Anche per questa edizione della Fashion Week milanese possiamo scoprire le nuove collezioni Spring Summer 2024 di Budapest Select, in cui sfilano tre designer selezionati dall'accordo nato tra Hungarian Fashion and Design Agency e Camera Nazionale della Moda Italiana. Siamo qui per la decima volta alla Settimana della Moda di Milano, insieme alla Camera Nazionale della Moda Italiana. Insieme a loro abbiamo una partnership strategica, quindi ora rappresentiamo qui tre diversi stilisti sotto il marchio ombrello Budapest Select. I tre designer selezionati sono The Four, Jigmond e Kotta Sagadi. Tre giovani creativi, tre visioni diverse e un solo obiettivo, quello di valorizzare il proprio luogo di nascita. L'aspetto comune è che ogni stilista rappresenta i propri prodotti secondo metodi sostenibili. In particolare, Jigmond sceglie materiali decisamente sostenibili e riciclati e le stampe sono quelle tradizionali ungheresi. Ma anche The Four utilizzano stampe colorate nella loro collezione. E Kotta Sagadi è un mix di stile femminile e maschile, quindi tutti e tre i diversi designer sono diversi. But also The Four...
Le stampe, il denim lavorato che crea diversi disegni, i colori accesi delle maglie oversize rendono le collezioni adatte ad ogni tipo di uomo e donna. Tutti e tre i designers hanno gruppi target diversi, Gismond è più unisex, ma cerca di combinare insieme il femminile e il maschile. Quindi la donna forte che ha la giusta idea di essere femminile ma con un po' di mascolinità e penso sia la giusta direzione. E The Four per le collezioni utilizza giacche coloratissime, per lo più giacche bomber davvero gioiose. Per le collezioni, una delle location più suggestive di Milano, all'interno di Palazzo Reale, nella sala che ha ospitato anche tre diversi calchi della Pietà di Michelangelo. L'Hungarian Fashion and Design Agency promuove progetti in continua evoluzione, creando una rete internazionale, supportando e fornendo nuove opportunità per i brand ungheresi di talento, sotto il marchio Budapest Select. Anche a Budapest abbiamo la nostra settimana della moda, la Budapest Central European Fashion Week, che si è tenuta all'inizio di settembre. E anche questa è una parte molto importante del nostro progetto, perché in questa stagione cerchiamo di raggiungere le nuove generazioni. Abbiamo avuto molti stilisti di nuova generazione, stilisti provenienti da paesi vicini, quindi non solo dall'Ungheria ma anche da paesi limitrofi. Complessivamente 14 diversi stilisti hanno sfilato alla Budapest Select e alla Budapest Central European Fashion Week. Fashion Trust è nato nel 2017, per cui qualche anno fa. Naturalmente lo sappiamo tutti, ci sono stati due anni un po' difficili, la pandemia, per cui è tornato molto operativo negli ultimi due anni, anno e mezzo, abbiamo avuto un momento un po' di stallo in mezzo, però è nato nel 2017, è nato da un'idea, da un gruppo di persone che hanno approcciato la Camera della Moda, perché di fatto questa struttura esisteva già in Inghilterra, per cui noi ci siamo ispirate al Fashion Trust inglese e abbiamo iniziato a dialogare con Camera della Moda per cercare di creare la stessa cosa. La Camera della Moda faceva già un lavoro per i giovani, però non lo faceva in maniera, diciamo così, sistematica e soprattutto non sotto un cappello più istituzionale come è stato creato poi il Fashion Trust. Per cui noi abbiamo creato questo veicolo che serve a concentrarsi sui giovani del Made in Italy, per cui sono ragazzi che possono essere di qualsiasi nazionalità, che però devono produrre in Italia e avere la società in Italia. Noi li identifichiamo, li scegliamo, li abbracciamo e li seguiamo in due modi. Allora, diamo sia un supporto finanziario, che è sempre importante, soprattutto per chi è all'inizio, ma diamo anche, che forse la cosa più importante, un'assistenza, un mentoring, che dura tipicamente da un minimo di un anno fino almeno 3-4. Per cui è un programma che abbraccia più cose e che aiuta i giovani. E li aiuta essenzialmente a trasformare la loro energia creativa in un vero brand. Per cui abbiamo dei mentors che cercano di spiegare loro l'importanza di avere una struttura un po' più, diciamo, più seria rispetto a fare semplicemente le cose spontanee e creative. Abbiamo sempre tramite i mentors delle persone che li aiutano anche dal punto di vista legale, magari quando devono firmare un contratto, eccetera. Per cui cerchiamo, per quello che possiamo, perché non siamo un team gigante, di aiutarli in tutti i modi, tutto sempre sotto il cappello di Camera della Moda, che appunto ha inserito questa sua costola e ci sta aiutando molto a concentrarci. Partiamo subito da questa nuova collezione. Quando parliamo di Onitsuka Tiger parliamo di streetwear, colori decisi e stile giapponese. Quali sono le principali caratteristiche di questa nuova collezione?
Allora, questa stagione la caratteristica principale è l'utilizzo di tantissima stampa che fondamentalmente ravviva tutta la parte naturalmente storica del brand, che viene sempre rappresentata con il colore nero. Quindi fondamentalmente questa stampa, che è stata disegnata da questo artista giapponese in esclusiva per noi, e non è una ma sono diverse, è diciamo così l'accenno di colore che fondamentalmente apportiamo tutte le stagioni alla collezione. Di solito le nostre collezioni sono formate principalmente dal colore nero e poi ci sono accenni di pop color all'interno della sfilata o dell'intera collezione. Quest'anno invece di utilizzare questi accenni di pop color abbiamo utilizzato le stampe e una quantità di stampe di diverse tipologie di colore, proprio a ricordo della natura, a ricordo diciamo di questo momento di voglia anche di riavvicinarsi alla natura e un po' anche alle quattro stagioni in qualche modo, no? E quindi la collezione inizia proprio dal nero, che è tipico di Onitsuka Tiger, che viene considerato come apertura di stagione, quindi una collezione un pochino più spring, trasversale tra una collezione invernale e estiva, per poi arrivare a un'esplosione estremamente estiva che è il grande finale, dove dalla 25esima o 30esima uscita in poi c'è questa esplosione di total look totalmente floreali. E questa prima puntata di Front Row termina qui, appuntamento a domani sempre in diretta alle 16 su Class TV Moda e Class CNBC, non mancate.